Buongiorno a tutti. In questo video vorrei riprendere un argomento che avevo già trattato poco tempo dopo aver aperto il mio canale. Il terrapiattismo. Che cos'è? Già l'avevo spiegato nei video precedenti. In pratica si tratta di una sorta di eresia scientifica in cui, in un'epoca in cui tutti sappiamo che la Terra è sferica, in poche parole, vi sono dei forsennati, della gente illusa che va dietro a delle eresie medievali che continua a dire che la Terra sia piatta. Volevo qua accennare a quella tesi di una studentessa marocchina che, anzi tunisina, che credendo di basarsi sulle scritture del Corano, asseriva che la Terra era piatta. La sua tesi è stata respinta perché nel Corano nessun musulmano afferma che la terra sia piatta, quindi è un'eresia sia religiosa che scientifica. Ma questa convinzione che la terra sia piatta, già ho detto che non c'era neanche nel Medioevo. Nel Medioevo si riteneva che la terra fosse una sfera immobile al centro dell'universo perché c'era la concezione geocentrica, ovvero la Terra al centro dell'universo e tutti i pianeti che le giravano intorno. Poi con Copernico nel 1600, anche se questa teoria non fu accettata subito dalla Chiesa, prevalse la teoria eliocentrica, ovvero il Sole al centro dell'universo e i pianeti che gli giravano intorno. Oggi sappiamo che il nostro Sole è solo uno dei tanti che sono nel cosmo e che vi sono migliaia, anzi milioni e milioni di stelle, e che la nostra stessa galassia è una delle tante. Ma evidentemente questi concetti, per coloro che dicono che la Terra è piatta, non hanno nulla di reale. Noi sappiamo oggi che nel nostro sistema solare, prima anche Plutone era considerato un pianeta, oggi non è più considerato un pianeta. Ai miei tempi si studiava che vi erano 9 pianeti nel sistema solare e poi vi sono gli esopianeti, cioè pianeti che sono stati individuati al di fuori del nostro sistema solare, e tutti hanno forma sferica. Quindi la Terra è uno dei pianeti della nostra galassia, il terzo pianeta del nostro sistema solare, a forma sferica. La concezione della Terra piatta, quindi, è una concezione che nel Medioevo pensavano così soltanto la gente più ignorante. Neanche i monaci dei monasteri pensavano così, perché sapevano che la Terra era sferica. Che la Terra era sferica lo sapeva anche Cristoforo Colombo, quando partì con le caravelle credendo di raggiungere l'Asia, ma invece raggiungette l'America, perché non si sapeva che in mezzo c'era un altro continente. Che la Terra era sferica lo sapeva anche Ferdinando Magellano. Sappiamo che Ferdinando Magellano fu il primo a circumnavigare il globo e parliamo del 1519-1520. Quindi, costoro che asseriscono che la Terra è piatta sono rimasti indietro non di secoli, ma di migliaia e migliaia di anni, perfino gli antichi greci. Pensiamo a Tolomeo. Tolomeo sapeva che la Terra era sferica e ne misurò la circonferenza. Quindi, da cosa nasce questa teoria della Terra piatta? Nasce soltanto dalla voglia di dire assurdità. Tirano in ballo fuori i complotti della NASA, ma complotti della NASA non ce n'è. Il fatto che vi siano i pianeti nel sistema solare hanno forma sferica, è risaputo ancor prima dei viaggi spaziali, cioè che l'uomo andasse sulla Luna o che venissero mandate le sonde nel sistema solare. Lo sapevano anche nel XIX secolo, lo sapevano fin da quando fu inventato il cannocchiale. Quindi, poi le esplorazioni dello spazio ne hanno dato soltanto la conferma scientifica. Quindi, costoro che asseriscono che la Terra è piatta non sono né atei, né religiosi, non sono classificabili, e non sono né sono peggiori dei talebani, perché anche i talebani sanno che la terra è sferica, cioè asserire che la terra è piatta è solo un modo per farsi pubblicità, è una bufala mediatica per prendere in giro le persone.
È vero che vi fu una setta nata alla fine del XIX secolo in cui si asseriva che la Terra era piatta, ma questa setta finì poi, si protrasse i suoi strascichi per tutto il XX secolo e l'ultimo rappresentante di questa setta è morto alla fine del XX secolo. Dico, però, ha avuto purtroppo delle propaggini e quindi se ne continua a parlare. Questi che parlano della terra piatta asseriscono delle bufale enormi, dicono che l'Antartide è un muro di ghiaccio, l'Antartide è un continente, già voi lo sapete, avete visto i miei video sull'Antartide. Quindi la concezione della terra piatta non trova né riscontro scientifico, né riscontro religioso, né riscontro storico, perché tutti, fin dal Medioevo, anche i contadini più ignoranti, anche i servi della gleba, sapevano che la terra era sferica. Quindi la concezione della terra piatta nasce soltanto da menti ottuse, senza offendere nessuno, ma il terrapiattismo è qualcosa che presto finirà di esistere. È soltanto un modo per passare il tempo, per dilettarsi. Io non farò altri video sull'argomento, in questo video voglio essere precisa. Mi dicono che io ho copiato dal programma delle Iene, non c'entra niente. Tutti sanno che è sferica, ma non perché ce l'impongono, ce l'hanno inculcato a scuola, perché è provato scientificamente e storicamente. Anche chi ha scritto la Bibbia 2000 anni fa lo sapeva Maometto quando ha scritto il Corano. Cioè, se la tesi di quella studentessa tunisina è stata respinta, ci sarà un motivo. Anche i talebani sanno che la terra è sferica. Quindi l'eresia della la stupidaggine, chiamarla eresia sarebbe innalzare questo concetto a un livello troppo elevato, non è un'eresia. Dire che la Terra è piatta è soltanto una scempiaggine. Con questo è tutto, vi saluto.